Oh, è acceso? Avrò spento il gas? Let's go! Bentornati campioni sul mio canale. Sì, cazzo. Bia best deck, let's go. Bia best deck, let's go. Oggi, ragazzoni, andremo a vedere il nuovo deck super forte che distruggerà il meta. Cazzo sì, fratello. Branded Despia. Let's go, signori, let's go. Ok, questa cazzo è la mia decklist atomica. Questa è la miglior decklist che potrete vedere perché io lo gioco in real così ed è davvero incredibile. Sì, cazzo, let's go. Bene, andiamo a vedere cosa ho messo dentro questo deck. Allora, partiamo con tre copie di Corvo DD. Questo, lo sapete, è l'uccello che vogliamo sempre avere in mano. Tre copie di Tragedia Despia. Questa carta, cazzo, è veramente grossa perché quando viene mandata al cimitero o viene bandita, ci tutora Aluber oppure Ad Libitum. Tre copie di Ash Blossom. Ash Blossom è la migliore entrap da sempre. Questo lo sapete, cazzo. Oh, due. Due. Cazzo. Sono un treno, cazzo. Due imp filo di catena, perché tre sono troppi, ma due sono perfetti. Dannazione. Due Caduto di Albaz, perché 3 non mi piaceva molto. E poi lo rimischiamo sempre. Due Aluber, perché 3 secondo me sono troppi e 2 invece vanno molto bene, così non rischiamo di briccare. Una copia di Mercurio. Cazzo, amico, questo deck è veramente costoso, cazzo, sì. Io le ho sbustato per caso queste carte. Sono stato molto fortunato a trovarle nei pacchetti, cazzo amico. Ho avuto culo. Sì, un grande culo. Ma è molto costoso questo deck. La Konami è impazzita, cazzo. Questo deck è troppo costoso. Una copia di Kit. Kit è molto forte perché ci tutora carta magia o trappola branded. Una copia di Ad Libitum, cazzo. Perché lui è molto grosso. Lui va in palestra, quindi è molto forte. Quando viene fusionato dalla mano o dal terreno, ci può ressare un mostro fusione o un mostro despia dalle bandite o dal cimitero. Una copia di polimerizzazione, perché una copia è da veri Chad. Un sarcofago d'oro, perché l'oro è pesante. Con questa possiamo bandire Mercurio o Tragedia e così possiamo iniziare la nostra combo. Tre fascino perché mi piace pescare. Sì, mi piace pescare. Due patchwork, non tre, perché due sono perfette, cazzo. Siccome una la tiriamo, mentre la seconda la usiamo poco, e la terza sarebbe un brick. Branded Fusion. Questa carta, cazzo, è davvero grossa, amico. Questa carta è davvero forte perché ci fa fusionare da mano, campo e deck. Questa carta è veramente forte, ragazzi, devastante. Una copia di Lost. Questa carta è fortissima, cazzo, perché quando noi andiamo a fusionare, il nostro avversario deve fare pippa e stare zitto perché non può rispondere. Super Poli a due, ragazzi, perché è fortissima. Cazzo, mi sto fusionando, fratello! Super Poli è davvero forte, ragazzi. Un Colled perché ne avevo solamente uno, ma se voi ne avete due, usateli due perché è veramente forte. Io non ne avevo e quindi mi sono adattato così. Una copia di Crossout perché sta uno. Tre copie di Opening. Questa carta è davvero forte. Perché possiamo scartare di effetto tragedia e prendiamo un mostro despia che ci serve. Due copie di Marchiato il Rosso, perché tre sono troppe, tre sono da nabbo, due invece sono perfette. E alla fine, due impermanence. Bene amici, passiamo a vedere l'extra deck. Una copia di Fango Drago.
perché è un target di Super Poli molto forte. Poi una copia di Drago Veleno Affamato, anche lui un target di Super Poli. E una copia di Drago Stapelia. Oltre a essere un target di Super Poli, anche lui lo possiamo usare in altre combo, come ad esempio usare polimerizzazione su Mirror Jade con Ad Libitum in modo da ressare Mirror Jade ed avere anche lui sul campo grazie ad Libitum. Una cosa molto carina. Una copia di Titaniclad, lui lo usiamo per evocare specialmente il caduto di Albas in End Phase. Una copia di Brigrand, lui lo usiamo per tutorare Mercurio in End Phase, molto forte come cosa, perché Mercurio vi ricordo che è un Entrap e quindi è molto forte. Due copie di Albion, perché due è il numero giusto, mentre tre copie sono troppe, non abbiamo bisogno. Una copia di Quaritus. Una copia di Masquerade. Non ne abbiamo bisogno di due perché noi vinciamo con tutto il resto. Due sono troppe, veramente il deck non si basa su evocare Masquerade, bensì Masquerade è solamente una ciliegina sulla torta, cazzo. Noi vinciamo con tutto il resto, ragazzi, svegliatevi. Due copie di Mirror Jade, lui è veramente potente, cazzo, ed è la carta più forte del deck. Ne possiamo giocare anche uno, ma a due è perfetto. Lui paga il costo del suo effetto millando Albion o chi altro volete e banna un mostro sul campo. Veramente forte, cazzo. Ma grazie ad Libitum possiamo rievocarlo e il suo effetto potrà essere usato di nuovo. Ovviamente pagando il costo un'altra volta. Quindi pagando due. Cazzo, veramente forte. Un Lubellion perché sono povero, aha. Ma se ne avete due, sostituite questo mostro, ovvero Predaplant Trifovertum, con un'altra copia di Lubellion. Io, essendo povero, utilizzo questo al suo posto, e questo è fondamentalmente un altro target di Super Poli. Una copia di Chimera, perché è ultra rara e costa troppo. E alla fine, una copia di Proskenion. Lui è molto spicy, come le mie altre spicy, ma con Super Poli è veramente rotto. Devastante. Vabbè, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi e adesso vi lascio qualche gameplay del mio deck. Let's go! Adesso vi saluto, alla prossima. Let's go! Let's go! Let's go! Mountain started as a stone, a once born.
is an average kid that no one understands. Marvin, Zed and Vicky always giving him commands. Dylan come up in his room, is broken instantly. About his magic little face to grant his every wish. Cause in reality they are his odd parents, fairly odd parents. You live when you are a kid with feelings.